Sei impaurita? Hai paura di guardare le persone dritto negli occhi? Alla fine di questo video non solo sarai capace di guardare le persone dritto negli occhi, ma saranno anche un poco impauriti della tua sicurezza. Dai, scherzo, non saranno impauriti, però tu sarai super super sicura di te. Una ragazza nel mio gruppo gratuito su Facebook, che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, mi ha fatto questa domanda: Geo, come faccio a farmi rispettare senza essere arrogante? Come faccio a guardare le persone dritto negli occhi senza sentire quella sensazione di male allo stomaco oppure di volermi nascondere dietro un furgone parcheggiato in doppia fila? Se ti è mai capitato di pensare, meglio che mi sto zitta, meglio che non dico la mia, perché qua se apro bocca chissà gli altri che pensano. Questo video allora è per te, perché alla fine di questo video ti sentirai super, super sicura e fiduciosa di te stessa. E infatti in questo video ti voglio svelare come ho imparato negli anni ad essere più sicura di me, perché non è stato sempre così. All'inizio anche io avevo paura di aprire bocca davanti agli altri, di dire la mia. Pensavo sempre che le cose che avevo io da dire erano più stupide, erano proprio stupide rispetto alle cose intelligenti che avevano gli altri da dire. Però così ho scoperto che stavo perdendo me stessa, stavo perdendo la mia luce, non mi stavo più esprimendo, stavo proprio male. Io praticamente ascoltavo solamente e non davo mai fiato alla mia voce. Ed è così che le persone si dimenticano di loro stesse, ascoltano tutti e si dimenticano di ascoltare loro stesse. Quindi il primo consiglio è smettila di ascoltare soltanto quello che dicono gli altri e dai ascolto alla tua voce e soprattutto fai emergere la tua voce, di agli altri quello che pensi, che è preziosissimo. Ma questo ovviamente lo puoi fare soltanto con la pratica. E adesso ti do i miei consigli Super Saiyan per mettere in pratica quanto ti sto dicendo. Allora, il primo consiglio che ti voglio dare è guarda le persone come fossero bambini e non dei mostri. Questo è un consiglio potentissimo. La paura infatti si inizia a manifestare quando tu vedi per esempio il tuo capo oppure una persona che non conosci oppure una persona che conosci e con cui vorresti parlare come se fossero dei mostri. Ma questo è guardare la realtà con delle lenti distorte. Ma noi, come dice l'astronomo Lorenz Krauss, spero che si dica così, siamo tutti polvere di stelle e io ho lo stesso diritto che hai tu di essere qui, ok? È bellissima questa cosa, è liberatoria, abbiamo tutti la stessa natura e quindi inizia a guardare le persone come fossero tuoi simili, come se fossimo tutti dei bambini. Lo so che magari non è subito facile, per esempio, con il tuo superiore, con il tuo capo, però provaci, prova ad immaginarli magari come se fossero dei bambini, magari immagini il tuo capo da bambino, oppure alcuni suggeriscono di immaginarli mentre sono al bagno. Siamo tutti, alla fine siamo tutti tutti uguali. Io ho imparato a non guardare le persone dal basso e a non guardarle nemmeno dall'alto, ma a guardarle dritte di fronte a me. E questa è l'idea potente che mi ha liberato, cioè non idolatrare nessuno. Noi siamo tutti, tutti energia, tutti parte di un'unica energia grandissima. L'unica cosa che ti dice che io e te siamo diversi è l'ego, questo ego gigantesco che a volte è meglio che se ne stia da parte. Secondo consiglio. Quando mi capitava di guardare qualcuno negli occhi o di parlare con qualcuno e di non sentirmi all'altezza, era perché non mi amavo, non amavo me stessa e aspettavo sempre che qualcuno validasse la mia esistenza. Poi ho scoperto che non è così.
Non dirmi che anche tu stai cercando di piacere a tutto il pianeta Terra. Perché non è possibile. Questo è un segno che non ti ami. Questo è un segno che non sei ancora diventata una persona assertiva. Le persone assertive e sicure di sé sanno che non possono piacere a tutti. Per esempio, anche se il mango è buonissimo e a me piace tanto e me lo mangio pure tante volte, ma non piace a tutti. La pesca, che è buonissima con quel succo, quei colori, non piace a tutti. E quindi come tu puoi piacere a tutti? Quindi il mio consiglio è sii te stessa, be you, be yourself, di la tua verità, dilla senza scusarti, tu sei quella cosa lì e la devi manifestare al mondo. Ovviamente manifesti la tua verità, manifesti te stessa in modo gentile, però manifestati. Quello che mi sta aiutando tanto tanto è quello di scoprire il mio vero valore. Se tu non conosci te stessa, come fai ad amarti? Come fai a essere fiduciosa e sicura quando parli con gli altri? Ed ecco come fare per darti più valore. Inizi a pensare a tutte le cose che hai fatto finora nella tua vita e quindi inizierai a pensare: caspita, sono riuscita a fare tutte queste cose e continuerò ancora, non mi faccio fermare da nessuno. Dirò la mia verità a costo di allontanarmi anche le persone, però almeno io mi sentirò integra, mi sentirò sincera con me stessa, mi sentirò forte, anche se magari non viene accettata da tutti, non fa niente. Ecco il segreto per diventare assertivi: avere fiducia in se stessi. Abbi fiducia in te stessa. Ce l'hai? Se non ce l'hai, fallo adesso. Quindi adesso metti valore sulle cose che ti piacciono di te, scriviti proprio su un foglio le cose che ti piacciono di te e anche quelle che non ti piacciono, perché anche le cose che non ti piacciono di te hanno comunque un valore, tutto ha un senso. Questa è la bella notizia. Il terzo consiglio per essere assertivi e che mi ha permesso di essere una persona molto più assertiva, molto più fiduciosa di me stessa, è stato seguire un'alimentazione a base vegetale integrale. Lo dice la parola stessa, integrale, integro. Quando metti dentro il tuo corpo dei cibi integrali, automaticamente tutte le tue cellule si modificano. Io prima, quando mangiavo male, non mi sentivo sicura perché mi sentivo giù di energie, mi sentivo stanca. E se sei stanca, come fai a sentirti sicura? Quarto consiglio. Sono diventata più assertiva da quando ho smesso di prestare attenzione a quello che pensavano gli altri. Ti svelo un piccolo segreto. Sai perché gli altri ti giudicano? Le persone che ti giudicano non fanno nulla per migliorarsi. Ecco perché hanno il tempo di giudicarti. Quindi lascia perdere l'opinione degli altri. Io, quando ho iniziato a fare questi video, ovviamente c'erano delle persone che non credevano in me, che mi giudicavano male, ma io sono sempre andata oltre. E all'inizio, anche se magari durante questi video mi tremava un po' la voce per la paura, però poi sono andata avanti, ho detto no, questa è la mia missione, io voglio credere in me stessa, perché come dice anche uno dei miei ispiratori, Daniele Di Benedetti, nessuno all'infuori di te può crederci più di te, quindi credi prima di tutto tu in te stessa e lascia perdere l'opinione degli altri. E ricordati che la fiducia non viene dagli applausi di 100 persone, ma dai 100 applausi che tu fai a te stessa. Sai che cosa faccio? Per ricompensarmi mi do una bella pacca sulla spalla e mi dico: brava Geo, ce l'hai fatta! Che cos'altro mi ha aiutato a diventare più assertiva? E siamo arrivati al quinto consiglio. Il quinto consiglio è: impara ad usare il linguaggio del corpo. Il 90% della tua comunicazione con gli altri, infatti, deriva dal corpo. Quindi che cosa ho imparato a fare? Ho imparato a stare dritta mentre parlo, mentre insomma sto dritta con la colonna vertebrale bella eretta. Cerco di parlare lentamente, anche se questo a volte mi sfugge, con chiarezza, senza paura del giudizio degli altri. Io so che la mia opinione conta, che gli altri la vogliono ascoltare e quindi rallento.
rallento, parlo con chiarezza, magari dico anche meno cose, però le dico con chiarezza cristallina. Una cosa che faccio, che mi aiuta tutti i giorni ad essere più fiduciosa e più assertiva, è camminare nella natura, perché camminando nella natura tu ti rilassi, distendi tutti i tuoi nervi e diventi automaticamente, la testa si svuota di tutti quei pensieri che non ti servono. Praticare yoga anche mi ha aiutato tantissimo, e anche Qigong, fare respirazioni profonde e anche ballare. Ballare, io ballo danza del ventre, ma ballo anche qualsiasi altra canzone. Basta che stai a contatto col tuo corpo e ogni tanto ti dici come stai. Se ti scopri ad essere nervosa o affaticata, prendi un bel respiro, ti rilassi e vedrai che ti sentirai anche più fiduciosa di te. Questa è una super chicca che ti ho dato, perché ricordati che la maggior parte delle persone non realizza proprio quanto il nostro corpo sia stato disegnato per stare alla grande. Diventi assertiva quando realizzi quanto sei brava a fare qualche cosa. Per esempio, io mi sento super assertiva quando ballo oppure quando faccio video, perché ormai l'ho praticato talmente tanto che adesso mi viene naturale. Quindi se penso a quanto sono brava nella danza o a fare i video, mi complimento con me stessa, dico brava, hai lavorato e adesso sei riuscita a fare questa cosa qui. Tu in che cosa ti senti brava, ti senti super, ti senti proprio fiduciosa? È in quel momento là che tu entri nel tuo cerchio di potere. Immagina proprio come se tu fossi in un cerchio infuocato dove nessuno ti può toccare, dove tu puoi esprimerti, puoi fare quello che vuoi, puoi gridare al mondo chi sei liberamente. Un altro consiglio bonus che ti voglio dare è: la maggior parte di noi è poco fiduciosa in se stessa perché prende la vita troppo sul serio. Io ho imparato a vivere la vita, anche a lavorare, con più divertimento, a prendere le cose meno sul serio. Non sto dicendo che non devi assumerti le tue responsabilità, no. Però io, la mia metafora di vita è: la vita è un gioco, la vita è un sogno. Se io prendo le cose come gioco, le faccio. Quindi le mie responsabilità diventano azioni proprio perché le prendo come un divertimento, come un gioco. Io mi diverto nel farle. Questo è il segreto. Il sesto e ultimo consiglio per diventare più assertiva e per far crescere la fiducia in te stessa è: impara a stare da sola. Impara a stare da sola, a stare con te stessa, a vedere le cose che ti piace fare e soprattutto impara a fare meditazione. La meditazione mi ha dato tanta più sicurezza rispetto a quella che avevo prima. Perché noi tante volte abbiamo paura di stare con noi stessi, perché non ci conosciamo, abbiamo paura degli altri, perché in fondo non conosciamo noi stessi. E quindi noi siamo il microcosmo che riflette il macrocosmo. Se fai meditazione imparerai a conoscere te stessa e di riflesso anche le altre persone. E ti voglio lasciare con questa mia frase. Ed è solo quando capisci che la persona più importante della tua vita sei tu che diventi una persona più fiduciosa e più assertiva. Io ti ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se ti piace questo video, sicuramente ti piacerà il mio corso su Facebook che si chiama Brilla come una dea. È una scuola per donne, per innalzare la nostra autostima, per farci sentire come delle dee, per scoprire il nostro vero valore di donne tramite l'alimentazione, tramite la spiritualità, tramite la meditazione, tramite dei consigli su come gestire la nostra vita, i nostri obiettivi. Quindi ti aspetto nel mio gruppo Brilla come una dea, dove vedrai questi contenuti che ti sto dando gratuitamente in maniera molto più approfondita. Ecco il segreto per diventare assistente.